Ciao a tutti, buonasera. Torniamo a parlare del bianco e nero e lo faccio in una maniera molto rapida, molto intuitiva, realizzando la post-produzione di una fotografia. Fotografia molto apprezzata che ho scattato qualche giorno fa al centro direzionale di Napoli e pubblicato su Instagram una volta post-prodotta, ha avuto abbastanza successo. Perché effettivamente è una post-produzione particolare, ovviamente in bianco e nero. E gioco molto in questa post-produzione con la luce. Ho preparato già la fotografia in una cartella che possiamo andare a vedere in questa posizione. Ok, la foto che andiamo ad aprire è questa. Allora, questo scatto è stato fatto non portando la macchina all'occhio, infatti, se vedete il punto di ripresa è abbastanza basso, all'altezza della cintura dei pantaloni, e questo ragazzino vi posso assicurare che andava abbastanza veloce. Allora, procediamo subito con la post-produzione. Io ho realizzato due tutorial differenti su come realizzare il bianco e nero sia su Camera Raw sia il bianco e nero su Photoshop, con differenti tecniche. In questo caso io utilizzo la tecnica più semplice e quindi vado direttamente a realizzare il bianco e nero con il mio Camera Raw. Allora, come potete vedere, la fotografia ha toni che si potrebbero definire abbastanza piatti, ovviamente frutto della sottoesposizione, che vedete anche nell'istogramma. Sottoesposta di due stop perché era un controluce, si perde anche la consistenza del sole che si nasconde un po' dietro a questo lampione. Ora, la prima cosa che vado a realizzare, io la realizzo insieme a voi, quindi vediamo che cosa succede. Comincio a lavorare prima di tutto su esposizione. Ok. Su esposizione vedrete che io tornerò più volte, come ho fatto anche nei tutorial che vi invito ad andare a vedere. Ok, fino a realizzare poi un livello ottimale, anche perché ogni post-produzione per me è differente. Io non ho un vero e proprio cliché che seguo, ma faccio una serie di elaborazioni sulla base del mio gusto personale. La post-produzione è caratterizzata da questo aspetto, cioè dal fatto che poi il driver di tutto deve essere il vostro gusto personale. Allora, come vedete, io ho aumentato il contrasto, ho ridotto un po' le luci per far uscire il sole, la forma del sole, che così è molto più riconoscibile. Infatti c'è qualcuno che mi ha detto, dice, non si comprende se di giorno o di notte, ma a me questo dubbio di questa atmosfera indefinita piaceva molto. Ora vedete come, giocando anche sulle ombre, che in questo caso io andrei ad aumentare, mi ritrovo che la luce. Qua c'è un leggerissimo flare, come potete vedere, che la luce comincia a disegnare anche proprio la figura del ragazzo. È evidente che il bianco e nero, come potete osservare, è un bianco e nero un po' smorto, cioè ha molti toni di grigio, che sono questa componente qui, un grigio scuro, e quindi dobbiamo dare un po' di brillantezza in più. Allora, di solito io cosa faccio? Mi muovo direttamente con il rimuovi foschia che scurisce, però tira fuori una maggiore, si potrebbe dire, nitidezza, brillantezza anche dell'immagine, ovviamente. Poi comincio a variare in maniera proporzionale anche l'esposizione. Ok, lo rifaccio ancora, ne do un altro po' e aumento un altro poco l'esposizione. Poi vado sempre a regolare ulteriormente il contrasto, ok, così e proviamo a dare un po' di chiarezza anche se uno degli aspetti che sinceramente amo poco perché modifica un po' gli effetti. Ok, quindi come potete vedere
abbiamo cambiato molto la fotografia, ottenendo un qualche cosa di completamente differente. Ora, per un fatto di completezza, l'andiamo a vedere il prima e dopo. Ok, questo era il prima, questo è il dopo. Tutto questo semplicemente andando a modificare la parte, diciamo, di tutti i controlli di base, quindi proprio l'esposizione, il contrasto, le luci, le ombre, bianchi e neri, aumentando leggermente la chiarezza che è a più 9 e muovendoci un po' con il rimuovi foschia perché dà questa sensazione di nitidezza. Ora è evidente che questa figura, che già di per sé è scura, si nasconde un po' dietro avanti a questo palazzo, che possiamo andare a vedere il colore, la tonalità è un blu. Grosso modo, sì, è un blu grigiastro, quindi comunque tende all'oscuro. Ok, siamo tornati alla nostra impostazione. Possiamo provare, se andiamo su miscela bianco e nero, abbiamo il nostro bel pannello e possiamo cominciare, per esempio, a vedere schiarendo una parte dei colori. Ok, vedete come ci andiamo a perdere anche il cielo, che ovviamente è anche quello, però la figura del ragazzo comincia a uscire un po' di più. Vorrà dire che dopo scuriremo un po' il cielo. Ok, possiamo provare anche con l'azzurro, non cambia moltissimo, ma un po' cambia. Possiamo provare col verde per vedere dove incide, ecco, il pantaloncino, oltre agli alberi che sono dietro. Il pantaloncino era evidentemente verde, nella figura iniziale, tenete presente, non si vede perché è totalmente un controluce, ma la qualità della macchina fotografica sta proprio in questo, nella capacità di andare a fare poi un recupero. Se il sensore è buono, e il file si dice è molto lavorabile, quindi ha la capacità di andare a recuperare tutta una serie di informazioni. Ok. Proviamo anche con l'arancione, che di solito è il colore quando c'è il sole, il colore che impatta un po' di più. Ok, vediamo i rossi niente, forse con, esatto, la maglietta del ragazzo che non c'è più, è quella che è diventata, ha tirato fuori un po' più di informazioni. Ok, quello che non mi piace è per esempio il cielo, no? E poi vorrei mettere maggiormente in evidenza la figura del ragazzo rispetto a tutto quanto il resto, perché poi questo è l'elemento più interessante. Allora, come possiamo fare? Probabilmente uno dei primi aspetti è quello ancora di creare un'unica regolazione relativa alla curva. Io lo faccio, dico, poi può darsi che altri non lo reputino così, il mio bianco e nero moderno. Perché è un bianco e nero molto profondo, molto, le figure si staccano molto. Ok, vediamo che cosa succede se vado a ridurre. Ok, posso provare a ridurre un altro poco anche le luci, già le abbiamo ridotte. Proviamo con i bianchi per vedere che cosa succede. Ok. Sì, proviamo a ridurre un altro poco perché mi piace questo fatto che ci sia il sole. Ora molti penseranno, sì, ma in effetti in questa maniera è diventato tutto più scuro. Guardate ora, poiché l'abbiamo tirata la fotografia, guardate ora come la minima variazione incide moltissimo. Quindi se io passo da 0,20 a 0,25 a 0,30, guardate come cambia in maniera molto forte la luminosità di tutto. Ma io voglio dare questa atmosfera un po' cupa, no? Un po' metropolitana in qualche maniera. Ora dobbiamo provare a tirare fuori quanto più possibile la figura del ragazzo. Voi che mi avete seguito in tutti i video che ho pubblicato proprio su Camera Raw e che conoscete perfettamente. Ok. L'utilizzo dei filtri, sapete che io prendo un filtro radiale e comincio a fare un esercizio, per esempio, relativamente alla. Ok,
Vedete come viene fuori proprio la figura. Qua c'è sempre il flair che a me tutto sommato non dispiace neanche. Ok, abbiamo dato una bella luminosità. Possiamo provare anche in questo punto a dare per esempio un po' di chiarezza. Con la chiarezza lo scuriamo, ma il ragazzo. Ok, potete fare tutte le prove possibili perché non c'è una regola. Ripeto, questo è assegnato esclusivamente alla vostra sensibilità. Ovviamente c'è una tecnica che è quella del bianco e nero, che in questo caso in Camera Raw io ho gestito direttamente con il miscela bianco e nero e modificando il pannello di base, quindi ho agito direttamente sui colori e sul pannello di base sulle impostazioni principali. E vedrete che io tornerò più volte. Tornerò più volte perché effettivamente bisogna trovare un bilanciamento di tutte quante le varie componenti. Ok, in questo caso abbiamo dato un po' di luminosità. Possiamo guardare ancora una volta il prima e dopo. Beh, mi sembra che il risultato sia più che accettabile. Già è diventata un'altra cosa. Infatti, non a caso, se lo vediamo così, già si vede. Ok, così era scuro. Qui emerge il flare che evidentemente avrà delle dominanti sul giallo. Proviamo ad andare un altro po' sul pannello e vediamo se riusciamo a migliorare la situazione muovendo qualche cosa, no? Così ti viene troppo fuori. Perfetto. Mi piace che ci sia un po' di blu. Proviamo col giallo. Vedete come sparisce il flare portando la luminanza del colore giallo a zero, ma diciamo che a me non dà fastidio, anzi fa molto ripresa cinematografica e quindi scelgo un valore che più o meno è prossimo su questo perché comunque mi tira fuori una luminosità. Interessante, l'ho fatto vedere anche l'altra volta e anche negli altri tutorial, è come funziona il bianco e nero, nel bianco e nero la temperatura del colore. Ci mette un po' a processare perché le informazioni cominceranno ad essere tanto, però vedete che anche questa è una variabile artistica, una variabile che potete, sulla quale potete intervenire. Però, ripeto, non era sbagliato l'impostazione, infatti rimetto come scattato, me l'ha ripristinato. Potrei decidere per esempio di dare un po' di contrasto in più per far emergere questi riflessi del sole sul palazzo e poi dal palazzo direttamente sulla pavimentazione del centro direzionale. Allora, come faccio? Prendo il mio filtro graduato, tiro in questa maniera e anche qui potrei provare ad aumentare per esempio un po' il contrasto per dare questo effetto più metallico. Ok, vedete che così era di partenza, si scurisce ma aumenta sostanzialmente la distanza, infatti vedete qui l'ombra come si apre in questa zona, diventano più forti, cioè la curva come si apre in quella zona, diventano più forti i bianchi e diventano più forti i neri, è questo l'effetto del contrasto. Ok, ancora una volta posso intervenire su questo filtro radiale, quindi solamente su questa componente e quindi su questa maschera, su questo aspetto qua, posso intervenire in questo modo. Allora, per me, diciamo che gli effetti, ne potrei mettere un altro anche qui, quasi per chiudere la figura del ragazzo. In questo caso lui eredita l'impostazione di contrasto. Potrei pensare di andarla a ridurla, ad aumentare, vedete come cambia. Diciamo che io la metto in questi termini per vedere di chiuderla un pochino, quindi ho aumentato il contrasto anche in questa zona, perché la luce e il colore, in questo caso è una fotografia in bianco e nero, quindi fatta fondamentalmente di luce, sono quelle che mettono in evidenza quello che io voglio far vedere. A me piace questa proiezione perché mi dà un senso di profondità del palazzo e quindi lo voglio illuminato. Mi piace questo sole e quindi lo voglio definito rispetto al cielo come era prima. Lo ricordate? Era così. Io lo voglio definito e diventa in questa maniera. E
E mi piace che cada poi sul lampione perché è quasi come se fosse una luce artificiale. Abbiamo detto il palazzo alle spalle lo abbiamo in qualche maniera non schiarito, ma abbiamo, agendo sul colore, quindi sulla miscela del bianco e nero, abbiamo aumentato la luminosità, ok, per mettere in evidenza la figura del ragazzo che altrimenti sarebbe stata un po' nascosta. Ok, posso anche non agire moltissimo. Quindi il ragazzo che si muove, questo senso di prospettiva che è dato dal 24 mm, dato da questa profondità con questa via di fuga, che potrei anche pensare in qualche modo, ok, con un altro filtro, con il mio pennello, potrei pensare per esempio di dare un tocco di luminosità aggiuntivo, ok. Come potrei pensare di creare con una nuova spennellata, chiamiamola così, un po' di profondità in più qui sul fondo. Ok, non voglio moltissime informazioni, non le voglio perché si corre il rischio poi di confondere l'occhio. Potrei, e lo facciamo perché così dopo lo cancelliamo. Potrei per esempio pensare di aumentare qui la luce, però vedete, vi faccio notare come nella post-produzione ridurre, a me piace una post-produzione minimal, quindi ok al recupero del ragazzo, dare un punto di luce maggiore su questo punto qui. Ma queste informazioni non mi servono perché non sono un elemento, anzi sono un elemento che confonde perché l'occhio corre il rischio di andare poi in questa posizione ad andare a vedere che cosa ci sta. Ci sono delle cose, ma sono delle cose che a me potrebbero fondamentalmente non interessare. Si è confusa la fotografia. Allora preferisco molto di più selezionare l'ultimo ok e cancellarlo perché appunto il punto di principale importanza è proprio il ragazzo che possiamo pensare ok di dare un punto di luce aggiuntivo, lo facciamo in questa maniera. E poi l'altra cosa che ritengo sia molto interessante è proprio questa pavimentazione. Cosa faccio? Tiro fuori con la pavimentazione, tiro fuori, modifico il rimuovi foschia per dare ancora di più contrasto, diciamo una ruvidezza che in questa zona a me tutto sommato piace. Ok, la foto orientativamente potrebbe andare. La rivediamo tra il prima e il dopo perché anche io quando le vedo molte volte non ci credo, cioè nel senso è incredibile la quantità di informazioni che ci sono e come cambia radicalmente. Questa per me è una fotografia con una bella composizione, probabilmente non perfetta, ma considerando la velocità del ragazzo, tutto sommato non è andata malissimo. Quando vado a modificare in questa maniera, con un bianco e nero bello spiccato e poi lavorando in maniera molto omogenea, guardate che anche la sfumatura che ho usato del pennello è una sfumatura 100, quindi molto morbida. Anche la sfumatura del filtro graduato è comunque molto, molto elevata perché ho usato grosse distanze, quindi il punto di sfumatura si regola in questa maniera, accorciando oppure riducendolo. Quindi l'effetto che ho voluto ottenere su questa diagonale con il filtro è comunque un effetto morbido. Lo potrei anche esasperare nel momento in cui io tiro, vedete come diventa molto più netto, però io voglio un po' più di luminosità e di gradualità. Ok, posso anche allungarla in questa maniera, proprio per fare in maniera tale, vedete come è vero, no? Cioè che l'occhio si ferma e la fotografia diventa quasi tridimensionale su questo punto. Effettivamente chi ha sollevato la questione dice ma è giorno e notte, non riesco a capire bene, non aveva tutti i torti perché potrebbe essere una fotografia notturna o
di giorno, scattata di notte o di giorno. Vediamo ancora se andiamo a modificare un po' l'esposizione in questo punto per chiudere ancora di più, no, l'immagine. Quindi per portare ancora di più l'occhio che vede la luce, quindi vede il bianco. Se la vado a stringere, diventa ancora di più importante il mio soggetto, e quindi il ragazzo sullo skateboard che ha acquisito in questa maniera quasi una velocità. Vi posso assicurare che schizzava. Ok, ora abbiamo quasi completato, perché di solito io al termine di tutto vado a rivedermi un attimino, ho una tendenza un po' a chiudere troppo, realizzarla troppo scura. Quindi lavoro nuovamente sull'esposizione, provo a ridurre i contrasti, cioè io intervengo su quelli che so che sono i miei difetti in post-produzione, cioè mi piacciono le fotografie molto contrastate, ma non è detto che all'osservatore piacciono allo stesso modo. Quindi di solito io mi vado a rivedere qual è l'impostazione preferita con un occhio un po' più critico. Ok, vedete qui come. Ok, ma a me piace così. Piace effettivamente con questo cielo un po' marcato. Ok, acquisisce una sua drammaticità, no? Poi secondo me nelle fotografie è sempre molto importante proprio il concetto della via di fuga, anzi, proprio via di fuga, vi dico che probabilmente voglio alzare ancora un altro po' la luminosità qui. Ok, perché diventa. Voglio alzare qui e poi vi faccio vedere ancora un'altra cosa. Abbiamo un'opzione maschera che mi fa vedere che è andato, che ha superato, cioè non è soltanto quello, come vi ricordate. Corro il rischio di illuminare una zona che invece non voglio che sia illuminata. Quindi ora sto agendo sulla maschera per andare effettivamente ad eliminare la modifica del pennello da alcune zone. Ok. Vediamo, eliminiamo la maschera, ok, quindi questa è diventata bella illuminata, a differenza della zona delle siepi che non lo è più. Allora, vi faccio vedere una cosa, terminate la vostra fotografia e poi come vostro solito immagino, aprite il vostro fantastico Photoshop, grandissimo strumento di creatività, soprattutto sulla parte effettivamente fotografica. Ok, allora io la fotografia già di per sé è molto nitida, lo potete vedere qui, no? Da questi punti, da questi punti. Ok, una fotografia abbastanza ruvida. Però io ho una mia azione e vi faccio vedere anche il prima e dopo, me la richiamo, nitidezza frac. Ok, ho una mia azione che vi mette, sta ancora continuando a lavorare, schiarisce e si scurisce. Ok, vi faccio vedere che cosa succede con questa azione. Ok, lo prendiamo da qui, vediamo, lo togliamo e lo rimettiamo. Allora, sono fondamentalmente delle maschere di contrasto che esaltano ancora di più e creano una nitidezza sicuramente maggiore, un contrasto sicuramente maggiore di tutta quanta la fotografia. Voglio prendere delle aree dove probabilmente questo effetto è molto più visibile. Possiamo dire, per esempio, così c'è, così no. Ok. Allora, questa azione è fondamentale, per esempio, per la stampa, perché quando si va in stampa anche fan art, di solito si perde una parte di nitidezza che invece in questo modo viene tranquillamente recuperata. Ok. E quindi ho
Poi vi darò indicazioni sulla maschera. Ok, guardate come abbiamo fatto sicuramente un bel lavoro. La fotografia merita e anche la post, secondo me, molto molto pertinente alla tipologia di fotografia. Quindi abbiamo sistemato l'indirizzo, abbiamo fatto tutto quanto. Credo che se effettivamente alla fine del lavoro ci possono essere una granulosità particolare, sapete come fare, perché direttamente sul livello della nitidezza che abbiamo aperto e che abbiamo modificato, possiamo trasformare questo livello in convertilivello avanzato, quindi avrà un'autonoma gestione rispetto al file precedente. Allora, rispetto al livello precedente, quello dello sfondo. Stiamo riaprendo nuovamente il nostro Camera Raw in una nuova edizione e possiamo direttamente da qui andare su dettagli. La nitidezza è già portata a zero. Possiamo attivare riduci disturbo, che immagino sarà comunque un po' lento, ok, e levigare un po' l'immagine. Un bel po' l'immagine che potrebbe risultare ok sporca. Andiamo a vedere il pantaloncino com'è. Abbiamo ridotto un bel po', ok, vedete com'è, anche se la grana su questa tipologia di fotografia la grana non è una cosa sbagliata. Ok, riduco un po' i dettagli che comunque erano andati in tutti i modi. Ok, vediamo qui, vedete come è diventato molto più levigato, quindi riduciamo un altro po' i dettagli, possiamo anche ridurre un altro po' la riduzione di disturbo, se aumento il contrasto, stessa cosa. Ok, allora abbiamo completato la post-produzione, vi saluto e nei prossimi giorni avevo intenzione di creare una serie di contenuti che volevo chiamare Master of Light, cioè proprio il master di tutte le informazioni possibili e immaginabili di Photoshop, dalla composizione della scena allo scatto fino alla post-produzione. Sarà molto interessante perché sono contenuti di cui di solito non si parla, poiché per me il livello del mio canale deve essere sempre un livello abbastanza intermedio. Sicuramente questo è uno di quegli aspetti che può farvi fare un salto in avanti, soprattutto dal punto di vista della vostra creatività. Allora, a presto, mi auguro come al solito che non passi troppo tempo. Buona serata a tutti e divertitevi con Photoshop, il bianco e il nero e tutte quante le magie che abbiamo fatto questa sera. Ciao, grazie.